terra alla terra, cenere alla cenere, polvere alla polvere. Oh mio Dio. Noi imploriamo la tua infinita bontà. Tieni, per darci prendi la grazia di vivere nel tuo amore. Mi sono caduti i soldi. Sì, sì, lo so, George. Fermo. Lasciali lì. Buongiorno, signora. Che posso servirle? Oh, sì, io... Oh, scusi. Io vorrei sapere quanto costa un funerale. È un conto complicato, sa. È per un congiunto? No, è per mio marito. Un momento tristissimo. Le faccio tutte le mie condoglianze. Ah, ho trovato i piselli, Emil. Buongiorno. Buongiorno, signore. È per lui. Suo marito? Mi è ancora vivo, se non sbaglio. È soltanto questione di opinione. D'accordo, si può accendere una polizza funerale per coprire tutti i costi. Ma ecco, beh, immaginiamo che lui sia morto. Oh, sì, dai. Chi paga il mutuo della casa? Cibo, vestiti, viaggi? Chi paga? E a me che mi frega, sono morto. No, no. No, io credo che lei lo dovrebbe assicurare per tutto il valore che secondo lei ha come marito. Per così poco? Io consiglierei questa polizza qui. 20.000 pagabili al suo decesso, 5.000 sterline se perde un braccio o una gamba o un occhio, eccetera. Ah, praticamente elencano quelle che sono le parti valide, non è così? Ah, vedo. Tu hai già perso qualcosa, George.